tornati amici cari con le nostre telecamere nell'affascinante Venezia. Siamo a Santa Fosca, un baccaro particolare, molto molto bello, con me Gerardo Toso. Gerardo caro, qui ci sono un sacco di cose buone, ma abbiamo cose belle da dire, da raccontare. Perché se ho ben capito, questo è un baccaro tipico, sì. Quello che una volta si chiamava Malvasia, vero? Esatto, esatto, nel senso che una volta, cioè il termine baccaro non esiste nella terminologia veneziana, okay. È stato importato da Roma. Malvasia, termine del passato storico, ma del presente, perché Malvasia è un progetto. Tu con sì. Giorgio ed Enrico, due amici, due soci, ma soprattutto due grandi amici, cosa state facendo? Allora, con Malvasie, distribuzione di vini, stiamo facendo veramente una ricerca sul territorio di prodotti tipici. Vini, certo. E niente, quindi una ricerca di qualità, diciamo. Anche di piccole realtà. Sì, assolutamente. Noi infatti cerchiamo proprio quei viticoltori poco conosciuti del territorio. Bene. Italiano, nord Italia, diciamo. Sì. Attenzione, vini del territorio, nord Italia, anche aziende più piccine, però poi l'abbinamento con i prodotti di questa terra, vedo dei insomma, favoloso, cosa c'è? Dai. Allora, sì, abbinamento sono esempi, sì, certo, abbinamenti proprio tipici, nel senso che abbiamo le seppie in nero, della ricetta della nonna, straordinario. Il vigo in salsa con le acciughe, perciò con cipolle, acciughe. E i lupini. Lupini per voi, bevarasse da parte nostra. Come ti chiamito? Le chiamiamo bevarasse. Ecco, no, perché è bello sapere i dialetti della nostra Italia. Poi naturalmente i salumi, sì, formaggi. Abbinati proprio a questi vini che loro vanno a ricercare. Siamo proprio su un canale, è facile affacciarci alle finestre e vedere le gondole che passano. E dove siamo così? Chi viene a trovarti? Siamo dove in viene? Campo Santa Fosca. Ecco, hai capito. Allora, dove c'è il monumento di Fra Paolo Sarpi, sì. Con una lunga storia collegata alla Serenissima, collegata alla storia di Venezia. E quindi veramente un campo impregnato della storia tipicamente veneziana. Allora, Malvasie, Santa Fosca, l'amico Gerardo, Enrico e Giorgio chiaramente con lui, le cose buone di Venezia, la bella Venezia, e le nostre telecamere che vi hanno portato ancora una volta una chicca della nostra Italia. Grazie caro, grazie, buon lavoro, ciao. Grazie.